Allora, oggi è venerdì e mi vado a tagliare i capelli. Sì, no, mi vado a tagliare. Sì, no. Sì, mi vado a tagliare i capelli perché. Aspettate, mi sposto, se no c'ho il riflesso. Ok, mi rilevo, faccio prima. Allora, mi vado a tagliare i capelli perché così intanto potete vedere pure il trucco che ho fatto, che è. Cioè, l'ho fatto con la palette, quella di Makeup Delight di Neve Cosmetics. Io sì, ho i trucchi vintage, nel senso che ho dei trucchi dell'anteguerra che però uso perché mi piacciono. Niente, vi volevo dire che oggi vado a tagliare i capelli. Sì, ho preso questa decisione. Ovviamente non vi dirò adesso come li taglierò, ma vi farò vedere direttamente il risultato poi in questo vlog. Li taglio perché non sono gestibili i capelli lunghi per me. Cioè, finché ero piccola erano gestibili perché, insomma, non è che c'avevo così tanto da fare oltre ad andare a scuola e fare i compiti. Invece, diciamo che con i bambini, la scuola e tutto il resto è diventato un po' complicato gestire i capelli lunghi. Non dovrei lavarli tutti i giorni, ma no. Non è proprio fattibile. Mi si formano i dread qui sotto, cioè io se vi dovessi far vedere, ragazzi, cioè è una cosa impressionante. Quindi oggi li taglio. Ho deciso di tagliarli e da oggi in poi il taglio sarà sempre quello, perché non, cioè, è una gestione completamente diversa. Io purtroppo ho dei capelli un po' disperati e niente, ho deciso di tagliarli. Niente, il trucco è questo. Oggi ho deciso di non postarvi la foto su Instagram, diciamo che non è che l'ho deciso, è che mi sono dimenticata. Quindi ho messo via tutti i trucchi, dovrei ritirarli fuori facendo la figa, ma non. No. Quindi ve lo faccio vedere qui. Se vi interessa, vedere come. Diciamo, sapere come l'ho realizzato, eccetera, questo trucco che è semplice, ragazzi, non è una cosa. Se vi interessa sapere com'è questo trucco, scrivetemelo qui sotto nei commentini, scrivete, fate e scrivetemi se volete un get ready with me con. Cioè, rifacendovi questo trucco qua, ho utilizzato solamente la palette di Makeup Delight, di Neve Cosmetics, solo quella. Quindi, se magari c'è qualcuna che ce l'ha come me, che è un po' da trucchi vintage e vorrebbe riprodurre questo makeup, me lo scrive e io glielo faccio. Insomma, gli faccio vedere come ho fatto, quello che ho utilizzato. È una cacchiata, cioè, è una cazzata di quelle esagerate, però. Bisogna anche stare attenti alle parolacce perché YouTube vi toglie la monetizzazione. Ragazzi, sta diventando tutto troppo stretto. Cioè, già la società è stretta, ora anche YouTube è stretto. Cioè, non è possibile. Comunque, sono esattamente le 9:30. Io sono in ritardo, anzi, sono le 9:35. Io sono in ritardo di 5 minuti perché dovevo andare da mia suocera. E sulle labbra non ho messo niente, perdonatemi, ma metterò solamente un po' di burro cacao perché ho praticamente le labbra martoriate dal freddo, perché a me la tramontana, che qui praticamente mi soffia proprio tutto il giorno, la tramontana mi ha ucciso le labbra, quindi non è stato possibile questo. Scusate il casino dietro. Ma purtroppo questa è una casa non di quelle super faighe, super messe a posto, eccetera, è una casa normalissima con il casino della mattina. I bimbi sono andati a scuola col pulmino, mi sta pesando il braccio, sono in ritardo dalla mia suocera perché la devo accompagnare a fare la spesa, devo fare la spesa anche io, quindi poi vi beccate anche lo svuota la spesa. Vedete con quante cose carine che vi faccio vedere, eh? Allora. Questa è la spesa, c'è un po' di tutto. Poi ho preso i tovaglioli, perché c'erano parecchie cose che venivano 1 euro e quindi, messaggio. E quindi ho approfittato, ad esempio questi venivano 1 euro e sono 100, poi
Poi qui ho preso la panna perché voglio provare a fare le macine. Poi vabbè, filetti di platessa e salmone, i surgelati perché servono sempre. Questi che erano anche questi a 1 euro, mi pare. Questi a 99 centesimi è il latte che bevo io di soia. 3,99 euro il formato famiglia della Simmental. Questi a 1 euro, le digestive con i pezzetti di cioccolato. Ma gocciole, caffè, mortadellina che gli piace Alessandro, tonno. Qui c'era a 1 euro 2 confezioni e ho preso sia i fiocchi di latte che le mozzarelle, quindi 1 euro questi due e 1 euro le mozzarelle, il gel perché voglio mettere il gel a Alessandro, i succhi di frutta questi qui a 99 centesimi, anche qui 2, 1 euro, le confezioni di latte, questo qui a lunga conservazione, le uova, sapone intimo. Mele perché non c'era praticamente l'offerta quella della cassetta a 2 kg a 1 euro, spaghetti, yogurtoni quelli formato famiglia da 1 kg che noi mangiamo questi perché ci piace di più, vino, una bottiglia di rosso, una bottiglia di bianco, poi sapone per le mani e salame Milano a 1 euro che magari per i bimbi che fa due panini è comodo e questi pure a 1 euro che sono i croissant con 6 croissant insomma 2 granelli di zucchero e ho finito. Sì, ma ho preso poco però dai, non è tanto. Ora devo mettere a posto tutto però. Yeah! Allora ragazzi, questo è il primo video, no? Io ho caricato il 16 di ottobre. E praticamente YouTube mi dice che non è adatto alla monetizzazione, quindi praticamente mi ha bloccato anche questo. Ora, chi se ne frega del fatto che comunque io non ho tante visualizzazioni, lo potete vedere, cioè non arrivo neanche a 500, però cavolo, cioè non c'è niente di così critico e di così, a parte il titolo, che è vero, è un periodo di crisi. Cioè, non mi pagano manco più questo. YouTube non mi paga più manco per questi video così. Allora, cioè, basta. Cioè, ma non esiste. Cioè, boh, io non la capisco sta cosa. E non è successa solo a me, eh. Succede un po' in generale. Io capisco i video quelli con i titoli fuorvianti, ma questi? Ma no. Siete pronti? 3, 2, 1. Ta-da! Ragazzi, ho tagliato i capelli. Cioè, una cosa, a parte che si vede tantissimo, non so poi come farvelo vedere, ecco qua. Si vede tantissimo la ricrescita mia rispetto al colore vecchio, però vi giuro erano disastrati. Disastrati, quindi li ho tagliati. Dietro sono cortissimi. Dietro sono cortissimi, non so cosa sto inquadrando, però dietro sono veramente corti e li ho lasciati lunghi, lunghi, leggermente lunghi sopra per non averceli proprio cortissimi, sì, perché sennò a me crescono in verticale. E questi sono i nuovi capelli! Poi vabbè, adesso sono fatti dal parrucchiere, che il mio parrucchiere gli piace tantissimo, lo stile afro. Però penso che con questo taglio potrò benissimo riuscire a fare anche una piega più facilmente e quindi sono stracontenta perché almeno cioè, sono con i capelli corti la comodità, cioè, lo dicevo pure con lui, la comodità, la comodità e niente, questo è tutto. Lo so che possono non piacere perché mi rendo conto che possono anche non piacere. Però a me piacciono e niente, mi piacciono, ci sto comoda e decisamente fresca, decisamente più leggera e poi andavano tagliati ragazzi perché erano rovinati dall'estate e poi ho scoperto di avere un sacco di capelli bianchi, quindi cominciamo bene, cominciamo molto bene. Bene,
Sono le 8 meno 10 e quindi io inizio a preparare la cena. Ok, sta arrivando Samuele che anche lui ha fatto i capelli, quindi vi faccio vedere anche i suoi e vi faccio vedere la reazione ai miei capelli. Secondo me gli piace un colpo, secondo me gli prende un colpo, secondo me. Cioè io adesso me li sistemo così. Li metto dietro l'orecchio oppure con una mollettina o con una forcina qui dietro e faccio di questo. Sono ritornati praticamente corti come li avevo fatti a tempo addietro. Vabbè, sta arrivando Samuele, ora vi giro la sua reazione, ecco, vi giro la sua reazione. Allora, Ti piacciono? girati. Sì. Ti piacciono? Sì, tanto. Male. Sono un po' strani, però me l'aspettavo più in avanti tutte e due, però sì. Ma Emma ha fatto Mi stanno la bene. cosa così, no? Sì, te l'ha fatta tutta da una parte, Tutta da una però sono parte. centrato. Babbo, come sta con i capelli nuovi? Sono belli. Insomma, ti piacciono? Sì, sono belli, sì, mi piacciono. C'è un pandino in casa. Lo voglio C'è un vedere. pandino. Lo voglio vedere. E sei tu, amore. Ora ti faccio vedere. Aspetta. Guarda, carino. E lo Questa è fai la di vedere, Aurora. per favore? Sì, ora te lo fa. Saluta. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Siamo alle prese con la pinza romana perché dobbiamo fare l'impasto per la pinza per domenica sera e lui è all'impasto. Misceliamo le farine tra farina 0, che è quella per la pizza. Oh, miscela bene le quantità. Mischiamo da dentro. Poi c'è la farina di soia, che è questa qui, e poi la farina di riso. La farina di soia, secondo me, è quella che diciamo dà la massima digeribilità della pinza, perché c'è scritto proprio alta digeribilità, ben tollerata. Quindi la useremo, proverò a usarla per fare la pasta io questa. Fare il pane, la pizza, proverò a miscelarla alle farine per fare la pasta o il pane. Allora, vediamo un po'. Ancora miscelando? 30 grammi di farina di riso. Ok, misceliamo le farine. Poi devi versare 400 ml d'acqua, impastare alla velocità di un minuto, no, a velocità 1 per un minuto. Abbiamo trovato la ricetta sul blog di Giallo Zafferano e la stiamo praticamente rifacendo. Vediamo un po' come va, vi terremo aggiornati. È bellissimo. È bellissimo. Ora mettiamo 10 minuti, poi altri 3-4 giri, poi 10 minuti, poi altri 3-4 giri, poi altri 10 minuti, altri 3-4 giri. E poi va in frigorifero, a differenza delle altre pizze che vanno in forno. Sì, però la differenza delle altre pizze è che le altre pizze vogliono almeno 12 grammi di lievito, invece qui ce ne stanno 3 dei grammi. Quindi solo per quello è 3 volte più digeribile nel free pass. Vabbè, noi alle 10 facciamo gli impasti della pizza. Ovvio. Stanchi lessi, ma facciamo gli impasti per la pizza. Però se ci viene bene. Mi metto a far pinzettaro. No, pizzettaro. Il Pinzetta. pinzettaro. Pinzaiolo. Ciao, ci vediamo domani.